Raffaele, tu pensa a fare il tuo dovere, che sarebbe già abbastanza. Un telefonino mi sta anche bene. Ma non vorrei trovarmi dentro casa. Ci siamo capiti? La smetti di prendermi in giro, eh? Ti sei divertito abbastanza? Beh, io no. Chiuderei qui la discussione. Aspetta, Silvia, io non volevo offenderti. Senti, io voglio solo pigliarti delle atti d'allusione. Tutto qui. Lavorare di fantasia è pericoloso. Ehi. Beh, proprio vuoi saperlo, io... Io e Alessandro siamo stati a letto insieme. Ma non avevate detto che stava qua vicino il dottore? Sì, certo, forse non era in casa. Siamo calmi, eh? E me ne frego dei tuoi ridicoli pregiudizi. E se vuoi saperla fino in fondo, io me la sposo pure. Sposarla? Certo. Ma tu non la devi neanche toccare con un dito, capisci? Luca! Luca, corri, c'è bisogno di sei te! Sei un porco! Luca? Luca, come stai? Insomma... Papà, hai visto che cosa hai combinato? Ma sei impazzito! Gli ho dato quello che si meritava. Il tuo amante, poi con te facciamo i conti, sai? Il mio amante? Papà, ma che cosa stai dicendo? Come che sto dicendo? Me l'ha detto una persona fidatissima. Quell'imbecille di Dario. Papà, guarda, ascoltami, è tutto un equivoco. Un equivoco? Sì, perché è una palla che ho raccontato a Dario per togliermelo di torno. Una palla? Sì, poi ti spiego. Comunque, papà, c'è Giussi che sta partorendo, ci dobbiamo sbrigare. E vai a prendere del ghiaccio, vai, vai, corri. Luca, Luca. Luca, Luca. Luca, mi dispiace, Luca. Luca, però adesso ti devi svegliare perché c'è Giussi che sta partorendo. Luca, ti devi svegliare. Giussi sta partorendo. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Mondo più bello si sveglierà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare. È un posto al sole ancora, ci sarà. Tu e Ale siete stati a letto insieme? Non ho detto questo. Senti Silvia, ora non fare la fantrellina, eh? Beh, avete una storia. Io trovo che sia una bellissima notizia. Sì, ma non è come credi tu. Noi ci vogliamo bene come amici, basta. Silvia. È successo solo una volta, ma... Ascolta, non devi sentirti in imbarazzo. Cioè, che cosa pensi? Che io vado in giro a raccontare i fatti tuoi? No, non lo penso. E allora? Hai fatto benissimo a raccontarmi questa storia. Adesso è tutto chiaro. Perché io e te non vogliamo più che Khalida venga qui a Napoli. Non è così? Allora cos'è questa faccia? Ehi, guarda, dimmi, ti devi fidare. Io ho un segreto da sottenere. E poi anch'io voglio che Alessandro sia felice. Sono molto contento per te. Angela! Luca, Luca è fuori. Cosa? È fuori, sto per arrivare. Ma che è successo? È un contrattempo. Giussi. Devi continuare a respirare velocemente. Non ho paura. Solo con il petto, capito? Adesso tra un po' arriva il dottore. Non ti preoccupare, intanto ti aiutiamo noi. Forza. Ho paura. Non ti preoccupare, anche io ero terrorizzata. Rita, alla prossima contrazione, aiutala. Sì, forza. Che faccio? Le premo sulla pancia? Sì, leggermente, spingi dallo stomaco verso il basso. Sì. Giussi, alla prossima volta che senti dolore, spingi con tutta la forza che hai, capito? Forza, coraggio. Forza adesso, su, forza. Mamma, spingi. Mamma mia. Spingi. Forza, forza, su. Dai. Avanti. Di più, forza! Dai che ci siamo, forza! Forza che la testa della bambina è quasi fuori, dai! Forza! Dai, forza, devi spingere per aiutarlo a nascere, dai! Angela, tieni la sollevata, forza! Avanti, coraggio, spingi, adesso! Eccolo! 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 Guarda! È una femminuccia! Nicola! Nicola! Vieni a vedere, forza! Nicola! Addio, Nicola! 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 Aspetta, aspetta, Angela, aiutami! Non mi cazzo! Oddio! Sempre al lavoro la mia bambina, eh? Quello certo, se si potesse trapiantare la voglia di studiare, io avrei risolto, farei una bella clonazione, eh? A chi dovrebbe servire la clonazione? E come a chi dovrebbe servire? A quella bestia di tuo fratello, a Diego, no? Non l'ho mai visto con un libro in mano, neanche per sbaglio. Elisa, che c'è?
Ce ne vogliamo andare a Dagnano a vedere due cavalli, io e te, eh? No. Allora mi faccio prestare la barca ad Alessandro, ce ne andiamo a pescare tutti e due. Ti insegno il colpo segreto dei Giordani. Senti, papà, è inutile che cerchi di farti perdonare. Tanto l'ho capito che non posso stare qua. E poi, prima o poi, dovrò anche tornare a scuola, no? No, non è che mi voglio fare perdonare. Senti, non ti voglio vedere con questa faccia triste. Vabbè, voglio vederti sorridere. La mia faccia è fatta così, non ci posso fare niente. E comunque sto benissimo, grazie. Avvocato, posso entrare? Ho dei gravi problemi. Anna. Senti, io non voglio che litighiamo per colpa di quei ragazzi. Hai ragione, non ne vale la pena. Anche se io resto dell'idea che loro non abbiano fatto niente. No, no, diciamo che hanno solo preso il mio telefonino in prestito. Lo vedi che torni sull'argomento, ma allora te recidivo. Anna, lo sai anche tu che quei ragazzi non sono dei Boy Scout? Non si può parlare di qualcos'altro. Tipo? Articolo 318. Tentativo di corruzione. E allora tu arrestami? No, non ti arresto. Ti sequestro. E ti porto in un posticino molto, molto carino a cena. Ma non possiamo. Non... E tuo padre ci ha invitato per stasera. Io gli ho detto che andavamo. Scusa, a te non ti dava fastidio stare con la famiglia a completo? Sì, però, vedi, se ti riferisci ad Alessandro, è tutto ok, davvero. Noi adesso ci siamo chiariti. E passala quella palla, madonna! Ho sbagliato il passaggio. Ciao. Di Bergomi per Ronaldo. Ronaldo, che va? Siamo intorno al condominio, vedi? Ma che c'è in testa? Una foresta tropicale di corna, dico io. L'arbitro non hai visto, si è inventato un fuorigioco solo in testa sua, ci sta. Sì, effettivamente neanche a me. Sulla fascia destra adesso sta azionando... Che capisci di calcio? Sì, perché che ci sta da capire? È facile. Palla al centro. Guarda, guarda che corner, guarda, guarda! Fuori di corner, bellissimo. Anche che è il corner? Ronaldo, il corner che cos'è? Che sarà avversario. Quando Ronaldo ha fatto quel tiro di là, mondiale di calcio, conclusione. Dico, che ti serve? Sputo il rosso. Senti, qua vorrei andare a vedere un concerto. Aspetta. Gol! Mamma mia, che gli ha fatto? Ha tutti i giorni. Hai visto che gli ha consegnato al portiere? L'ho visto, mi fa andare al concerto di Eros. Sì, sempre con successo in testa. Tu, che buono, senti. Vabbè, fare che sei. Ma so, papà, Eros, vabbè, ti faccio andare, passo, generoso, che buono. Che lo vedrà sicuramente tra i grandi. Guarda là, guarda là. Senti, una condizione però, ti porti pure due sorelle lì. Senti, io devo stare un po' da solo con Steph. Devi sentire la musica o devi fare le spizze? Va, porto due. Ah, voi, pago solo per tua sorella. Lei, tu con i soldi come fai? Mi arrangio io. Ma siete stati bravissimi, davvero. Complimenti. E soprattutto complimenti a Giusy. Come ti senti ora? E anche questa campionessa, guarda qua, peserà almeno 4 kg. Ecco qua. Se non era per Giulia e Rita, non so come facevo. No, saresti stata bravissima comunque. Noi abbiamo dato solo una piccola spinta. Allora questo papà come si sente ora? Sto meglio, grazie. È stata una cosa troppo tremenda, guarda. Veramente emozionante. Poverino. Guarda com'è bella, Nico. E tale qua a te. Guarda come gli sorride al papà, dai. Facciamogliela tenere in mezzo. Ma certo, giusto. Oh, bella. Piano. Ha fame. Ha fame, vedi? Ha già l'istinto della suzione. Bene. La figlia, guarda. Com'è bella, ormai. Raffaele? Ah, Conte, buongiorno. Mi sono permesso di dare un'occhiata, ma è fresco fresco, ecco. Allora, il risveglio è andato meglio, eh? Quella la notte, il momento brutto è quello. Beh, diciamo bene. È stata tutta la notte a ruminare, è così? Sì, in un certo senso. E quelle ruminare, sai che significa? No, come la mucca, quella prima mangia e poi se lo fa poco alla volta. Senti, Raffaele... No, io volevo dire una cosa, mica è ancora dell'idea di lasciare il palazzo, eh? No, no. Per l'amor di Dio, Raffaele, no, Alberto, perché Raffaele... Sto parlando, quando no, volevo dire che il palazzo senza il conte Palladini che dà la dignità è un po' come il castello senza il fantasma, mi spiego, quello volevo dire. Senti, Raffaele, sì. Alberto mi ha detto che gli è sparito il cellulare.
E anche a Renato Poggi è sparito un l'orologio, lei lo so, mi è giunta voce, lo so. Insomma, io non vorrei che ci fossero dei ladri in giro. Conte, seppure ci fossero, io mi sono messa a rivisere. Sono responsabile del palazzo, l'ho rivolto da sopra a sotto, quando è bene Dio li acchiappa quei delinquenti. Sia tranquillo. Ciao Raffaele. Ciao, aveva un capello sul manfanetto. Va. Se 100 grammi fanno 533 calorie, quanto fa un barattolo di 200 grammi? Elementare, Watson, 1066 calorie. Sono una bestia. Mi prenderei a schiaffi. Silvia, si può sapere cosa hai oggi? Niente. Ho fatto un casino con Alberto. Hai fatto un casino con i conti del bar? No, insomma, io ho dovuto spiegare la situazione mia e con suo fratello. E lui voleva far venire quella ragazza, la come si chiama, Khalida. Silvia, scusa, mi fai capire che cosa sta succedendo? Non... Ho dovuto dire ad Alberto che io e Alessandro siamo stati a letto insieme. No, Silvia, ma io dico, ma perché non te la fai cucire quella bocca maledetta? Ma... Come faccio con Alessandro? Era un nostro segreto, gliel'avevo promesso. Come fai? Secondo me, nella domanda, avresti dovuto dire tutto ad Alessandro prima di dirla ad Alberto. Piuttosto mi ammazzo. Vabbè, comunque, siccome Alessandro lo conosco ed è un ragazzo intelligente, credo, mi auguro che capirà la situazione, dai. Sì, hai ragione. Glielo dirò. Troverò il coraggio, glielo dirò. Ecco, bravo, eh. Pulisciti la bocca. E se Alberto gli dice tutto prima di me? Oddio. Sarà uno sballo, ci divertiremo come dei matti. Stefi, ci chiamo dopo, adesso ti devo lasciare, ok? Ciao. Senti, Harry. Che c'è? Senti, io e Stefi andiamo al concerto di Eros, ti va di venire con noi? No, non mi va, grazie. Come non ti va? Ma non eri pazza di lui? Beh, adesso mi è passata. E poi non mi vai a reggere il moccolo a te, Steffi. No, Elisa, guarda che se vieni a me fa piacere, eh. Beh, sarà per un'altra volta. Tieni, è per te. Per me? Vedi qualcun altro nella stanza? Elisa, ma... avrei speso un sacco di soldi, cioè. Lo sai che ti voglio bene, fratellino. Grazie. Era da molto tempo che non mettevo in ordine i miei film. Sarebbe meglio un film in cui metti ordine nella tua vita. Tu potresti fare il dialoghista, saresti perfetto a scrivere le battute dei film. Perché Silvia, che è un lavoro? Beh, sì, più o meno sì. No, perché qua cercano solo ingegneri informatici, oppure giovani dinamici per vendere enciclopedia degli animali estinti, a rate. Ah, vado io. Scusate se vi disturbo, ma sto facendo una piccola indagine, eh? Un'indagine? Sì. È una mattata a qualcuno. Per favore, bello, non scherziamo, eh? È scomparsa diversa roba dentro al palazzo. Allora, a voi manca niente? No, a me non manca nulla. Veramente a me mancano un sacco di cose. Però non sono stati ladri. Ah, aspetta, in spiaggia. Ho lasciato i miei occhiali e dopo un po' sono spariti. Occhiali di valore? Sì, mi sono costati un occhio della testa. Ecco qua. Ha ragione il conte, allora. Perché che cosa dice il conte? Che nel palazzo c'è un ladro assassino. Ladro e pure assassino? Assassino potenzialmente, va? Tranquillo, diciamo. Domani ti vengo a trovare. Appena comincia l'orario delle visite. D'accordo? Grazie tanto. E ringraziami anche Rita. Certo, ho fatto proprio la figura del fesso. Ma no, non ti preoccupare, Nicola. Guarda, più della metà dei padri che assistono al parto delle proprie donne, guarda, cadono a terra svenuti. Lo so, però se dava una mano. Ma no, guarda. Vedi, Nicola, ascoltami bene. Il mestiere delle madri, le donne, lo sanno fare benissimo. Io credo, guarda, che se fossero gli uomini a dover partorire, praticamente la razza umana sarebbe già estinta. La bambina si chiamerà Marinella, come la madre di Giusy. Però se a voi non dispiace, abbiamo deciso di darle pure i vostri nomi, Giulia e Rita. Bene, è un pensiero molto carino. Sono sicura che anche Rita ne sarà felice. E poi, come si dice, è meglio tre sante in paradiso che una sola. Ma qui il miracolo l'avete fatto voi. Noi non c'entriamo niente. Luca,
Io mi volevo scusare con te per prima, è stato un equivoco, mi sono comportato proprio... Per l'appunto, vorrei sapere anch'io a cosa è dovuto questo equivoco. Angela, parla tu, vieni. Vieni. Visto che mi sono preso un cazzotto in faccia, Forse lo merito una spiegazione. Andiamo, secondo me è uno che viene da fuori. E chi? Raffaele, sai quante persone entrano e escono dal palazzo durante il giorno? Ah no, dicevo qualcuno di particolare, tipo Domenica e i suoi amici, su. Questa è un'idea d'Alberto. No, guarda, loro non c'entrano niente. E poi come facevano a rubare l'orologio a Renato Poggi, eh? Già, e poi non c'è segno di effrazione. E allora, come si chiama? Giussi e i suoi amichetti. Raffaele, ma quelli sono dei bambini. Voi dove se lo mettevano il telefonino di Alberto in tasca? No, ragazzi, il nostro ladro è uno che sa il fatto suo, è uno che ha bisogno di molti soldi. No, ok, guardate a me servono molti, molti più soldi, Magari è qualcuno che ha le chiavi dell'appartamento dei Poggi, oppure che è riuscito a fare un duplicato. E come? Raffaele, tu hai i mazzi di chiavi di tutti gli appartamenti del palazzo, no? Sì. E non è che per caso ti sei accorto se ne mancava qualcuno? No, veramente no. È dura, veramente dura. Sono proprio diffidenti questi discografici. E che ti aspettavi? Sono felice che tu sia qui. Sai, ho pensato molto a quello che mi hai detto ieri sera, ma non è facile. Sei via da un giorno e già mi manchi. Anche tu. Ma... Buonasera a tutti. Scusate il ritardo. Contessa. Allora, la barca di Petroni domani è in acqua. E la consegniamo in anticipo. Bene, quel Petroni ci ha fatto dannare. Hai visto che marito efficiente che hai? Ma si tratta di quel Petroni, quello della notizia. Sì, proprio lui, super inquinator. Quello che scaricava le liquami di ogigenne nel golfo. Io non ci posso credere. Evidentemente Alberto è di bocca buona. Io mi sono rifiutato di costruirgli era la barca a quello. In famiglia ci vuole qualcuno che sia disposto a sporcarsi le mani. No? Uè, va, hai saputo il fatto di Giussi? No, che è successo? Ha partorito il bambino nel centro di accoglienza, anzi la bambina. Visto che non c'era Luca, hanno fatto tutto mamma e zia Giulia. Cioè, ormai qua dentro succede di tutto. Senti, a proposito, tu hai saputo niente degli occhiali da sole di Silvia? No, non so niente. Ma hai capito quello che ho detto? L'ho capito. Hanno fatto tutto da sole, capito che forza, mamma? Ma che forza ha deciso che non ci mangia stasera, mamma? Dove sta ora? Sta ancora da zia, però viene subito. Senti, va, io gliel'ho chiesto ad Elisa se voleva venire al concerto, ma mi ha detto di no. Come no? Com'è possibile? Che ne so, il perché non me l'ha voluto dire. Vabbè, papà, hai risparmiato 50.000 lire. Come 50.000 lire? Cioè il biglietto costa 50.000 lire, tu e Steffi pagate 100.000 lire, e i soldi dove li hai presi? Non ti preoccupare, ho architettato un piano tutto... Diego, non fare il fisso, voglio sapere dove prendi i soldi. E papà, ma che è sto terzo grado? Ah, vabbè, no, così, niente, chiedevo. Me ne vado a studiare, va. E sotto la barca Petroni si è fatto costruire uno speciale serbatoio per mettere la spazzatura di casa sua. Certo, così appena trova uno specchio d'acqua pulito, plaf, molla il carico. Esatto, e noi li costruiamo pure le barche, eh? Mi fa piacere che siate così felici. Specialmente tu, Alessandro. Evidentemente il lavoro di recupero con quei tre ti sta facendo bene, eh? Il trio Manolesta. Già, è proprio così. Anna mi ha detto che si sono molto appassionati al lavoro. Sicuro. E anche a merito di Silvia. Io trovo che lei sia una ragazza eccezionale. Non sei d'accordo anche tu, Alessandro? Sì, è veramente brava. Io dico, perché non ti sbottoni un po'? Siamo in famiglia, eh? Puoi anche dirci che cosa c'è tra voi due. C'è solo amicizia. Sì, vabbè, amicizia, adesso così si dice. Ed è per questo che vi guardate con quegli occhioni. Piantala, Alberto. Ti chiedo scusa, hai ragione. Io purtroppo spesso dimentico che mio fratello è un vero gentiluomo. Alessandro a volte preferirebbe morire piuttosto che ammettere che va a letto con Silvia. Ecco la mia cena, che schifezza.
lavandino. Dove stanno gli attrezzi? Chiave a pappagallo. Eccola qua, a becco. E che... Nacce il becco, questa è una fauce. Ah, mano libera, va. Arrida, rida. Ma che qua? Ma che ci sta? E che cos'è? La refurtiva. Ecco dove ha preso i soldi per il concerto.